All'inizio dell'episodio 10 di Dahmer vediamo un altro serial killer all'opera. Sembra divertirsi a infliggere sofferenza alle sue vittime e i suoi metodi di uccisione sono molto più feroci di quelli di Jeff, che drogava le sue vittime prima di ucciderle per evitare di fargli provare dolore. Il serial killer più famoso d'America, John Wayne Gacy, verrà preparato per l'esecuzione dai funzionari della prigione dell'Illinois, secondo le notizie in televisione. Glenda guarda il telegiornale mentre al serial killer viene inflitta la pena di morte. Una delle sue colleghe dichiara che quel serial killer è il peggio del peggio, ma Glenda la corregge e afferma che il suo vicino Jeff lo è molto di più. Jeff fa scherzi agli altri detenuti in prigione per il proprio divertimento, ma gli altri si arrabbiano e si irritano. Dahmer poi chiede $50 per il suo autografo e afferma che diventerà un oggetto da collezione. Gli altri detenuti si arrabbiano e lo invidiano quando vedono Jeff usare la sua influenza per passare più tempo nel cortile piuttosto che in cella. Jeff prepara un altro scherzo a un prigioniero, il che innervosisce un uomo in particolare che ha spesso esaurimenti psicotici. Il prigioniero si scaglia contro Dahmer, che dice che è solo qualcosa per ammazzare il tempo. Il prigioniero fa delle ricerche su Dahmer e scopre i dettagli che circondano la sua prigionia. È indignato da ciò che scopre. Quando Jeff vede un prete, gli chiede perché ci sono molti serial killer come lui. Il prete ammette di non saperlo e spiega che potrebbe essere il sistema autostradale interstatale, perché lo si potrebbe usare per uccidere qualcuno e scomparire rapidamente. La colpa potrebbe essere anche della guerra del Vietnam o della Seconda Guerra Mondiale, perché i padri, traumatizzati, che tornano da quelle guerre, sono violenti, assenti e hanno maggiori probabilità di crescere figli disturbati. Suggerisce che la colpa potrebbe anche essere della pornografia. Jeff continua chiedendo al prete qual è il suo punto di vista sull'esistenza del male puro. Il sacerdote ammette che può esistere. In una chiacchierata sincera e onesta con il prete, Jeff ammette di adorare il diavolo e di aver sempre apprezzato i cattivi nei film. Dopo aver cercato di giustificare il motivo per cui crede che lui e Gacy siano diversi, Jeff chiede al prete se pensa che Dio abbia perdonato Gacy per i suoi peccati. Tuttavia, Jeff intende chiedere al prete se Dio può perdonare lui per tutti i suoi peccati, e il prete ne è consapevole. Il sacerdote spiega a Dahmer che, sebbene nessuno meriti la grazia, Dio perdona tutti. Glenda partecipa alla messa e parla con il pastore. Discute del perdono e gli fa sapere che tutti hanno diritto al perdono, ma nonostante questo, lei non riesce a perdonare Dahmer. Inoltre rivela i suoi pensieri di vendetta e il suo desiderio di vederlo soffrire. Continua descrivendo i suoi incubi in modo molto dettagliato e confessa il suo desiderio di superare quei sentimenti. Il pastore le dice che ha il diritto di sentirsi così e che le sue emozioni sono giustificate. Poi le dice che non può cambiare quei sentimenti e che ci vorrà tempo prima che guarisca. Il padre di Jeff gli fa visita in prigione e hanno una tipica conversazione padre-figlio. Quando Jeff esprime il suo desiderio di battezzarsi e convertirsi al cattolicesimo, suo padre appare sinceramente soddisfatto della sua ritrovata fede. Jeff spiega che il battesimo ha lo scopo di lavare via i propri peccati. Riconosce che Dio potrebbe perdonarlo, ma si chiede se suo padre lo farà mai. Suo padre lo rassicura che può perdonarlo e che in realtà l'ha già fatto. Glenda partecipa al matrimonio del fratello di Conerac. Il padre del ragazzo dice a Glenda in una commovente conversazione che ogni mattina, quando si sveglia, si ricorda che Jeff è vivo ma suo figlio è morto a causa sua. Glenda lo consola, ribattendo che hanno fatto del loro meglio e che possono comportarsi in modo resiliente fino a che riusciranno a farlo. Glenda invita il padre di Conerac a unirsi a lei per un ballo e vanno in pista. Un fumetto intitolato Dahmer vs. Jesus viene discusso dalla madre di Tony e da altri membri della famiglia. Sembrano deluse dal modo in cui Dahmer viene considerato dal pubblico.
La madre di Tony intende citare in giudizio quei fumetti per aver trasformato Jeff in un supereroe. Jeff viene battezzato lo stesso giorno in cui Gacy viene messo a morte per i crimini che ha commesso. Mentre Gacy si comporta in modo arrogante mentre viene giustiziato, Dahmer si rivolge alla religione per chiedere conforto. Ciò solleva una significativa domanda filosofica. I peccati di Dahmer hanno un peso inferiore a quelli di Gacy poiché non ha inflitto dolore alle sue vittime e perché ha espresso rimorso per le sue azioni? Durante la lettura della Bibbia, una guardia chiede a Jeff di andare a lavorare. Jeff si sforza di comportarsi bene e ha una prospettiva diversa. Al prigioniero che ha esaurimenti psicotici viene chiesto di andare al lavoro nello stesso momento e si unisce a Jeff e a un altro prigioniero mentre gli altri detenuti e guardie se ne vanno lasciandoli soli. Il prigioniero uccide l'altro detenuto che stava lavorando con loro prima di andare ad uccidere Jeff. Alla domanda se ha effettivamente commesso quei reati, Jeff riconosce di averlo fatto. Continua informando Jeff che il suo Dio è vendicativo e condanna il male. Quando Dio non è in grado di punire qualcuno come Dahmer, invia degli emissari per eseguire la sua giustizia. Informa Dahmer che il Signore gli ha parlato e gli ha comandato di punire Dahmer per tutte le vite innocenti che ha preso e le famiglie che ha distrutto. Procede dicendo a Dahmer che, sebbene possa persuadersi che Dio lo abbia perdonato, non può sfuggire alla sua ira e gli infligge una morte orribile. Quando Lionel risponde al telefono, viene informato delle condizioni di Jeff. E quando Sherry e Lionel fanno visita a Jeff in ospedale, gli viene detto che suo figlio è morto. Dopo aver visto il corpo senza vita di Jeff, Lionel singhiozza e gli dice che gli ha sempre voluto bene e che continuerà a farlo fino al giorno della sua morte. Jeff aveva chiesto di essere cremato, ma un pezzo del suo corpo è stato conservato per essere studiato, il cervello. Lionel e Joyce hanno opinioni opposte su ciò che deve essere fatto con quell'organo. La madre di Jeff, Joyce, sostiene che il cervello dovrebbe essere esaminato scientificamente per determinare il motivo per cui Jeff era così com'era. Il padre sostiene che dovrebbe essere cremato, secondo i desideri di Jeff dichiarati nel suo testamento. I due discutono e decidono di finire in tribunale. Il giudice decide che il cervello dovrebbe essere distrutto e aggiunge che, mentre si potrebbe essere tentati di sapere perché Jeff fosse così com'era, non ci sono risposte semplici a questa domanda e una moltitudine di ragioni potrebbero essere in gioco nella sua situazione. Mentre le autorità continuano a rimandare la richiesta di Glenda, questa insiste nel far costruire un memoriale del parco in memoria delle vittime dove un tempo sorgeva l'edificio di Jeff. Alla fine non verrà costruito alcun memoriale. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.